e ci farà sentire la sua voce. Ben arrivata, Roberto. Ma ormai sono rimasti in pochi, quindi molti di voi già mi conoscono. E quando Pierpaolo mi ha chiamato per dare una mano nel cantiere e fissò un po' il nome delle squadre, mi ha soprannominato Pablito. E questa è stata una grossa responsabilità per me, perché Pablito è quello che deve segnare il gol del mondiale. E più d'uno. E in questo momento non vi nascondo che mi sento un po' come il protagonista del film The Imitation Game, Alan Turing, che è chiamato a un certo punto a risolvere un problema. L'enigma. Il problema a cui io mi sento chiamata trovare una soluzione è quella di riuscire a capire come effettivamente collaudare un metodo efficace ed efficiente che possa proiettare il cantiere verso il campo alto. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Antonio, perché ci ha riportato a quello che è il senso originario e originale del cantiere. E in questi tempi, in questi 2 anni e mezzo, insomma, di attività insieme, me lo sono sempre chiesto. 1 anno e mezzo, ho contato le 3 assemblee, quindi è vero, sì, 1 anno e mezzo. E allora oggi, mentre ascoltavo i relatori stamattina, mi sono chiesta, ma perché a un certo punto non ricordo chi ha detto, ma perché alla fine questo sistema non crolla? Perché il vecchio campo non crolla? Il vecchio campo non crolla per 2 motivi. 1, perché abbiamo ancora la pancia piena, tutti. 2, perché l'80% degli italiani è immerso nel vecchio campo, e lo siamo anche noi, tutti qui presenti. Siamo talmente immersi nel vecchio campo che a volte non ci rendiamo nemmeno conto di dove andiamo e di quel che facciamo. E quindi come fare a riuscire a risolvere questo benedetto problema che fino a questo momento purtroppo ancora non è riuscito a trovare soluzione, nonostante non solo la crisi dei partiti ma anche la crisi del movimento di Grillo, che ha chiaramente dimostrato che non basta che ci sia un'intelligenza collettiva attivata per portare un risultato, diciamo così, futuribile e futurista. E allora cosa succede? Che io a un certo punto io mi sono innamorata del cantiere per un solo motivo. Non tanto perché era un pensatoio culturale, perché di pensatori culturali io ne ho visti tantissimi, ne ho fatto parte, eccetera. E non nascondo che in questo momento, ma perché questo momento, mi annoiano incredibilmente. E mi annoiano perché io sento un'urgenza, che è quella di riuscire a risolvere questo benedetto problema. E allora cosa fare? Io personalmente ho iniziato a fare su me stessa un percorso di auto-osservazione, perché io vengo dal Partito Repubblicano Italiano, quindi sono stata e sto ancora dentro il sistema, il vecchio campo. E quindi ho iniziato ad osservarmi, e se io guardo la Roberta di qualche anno fa, che faceva la Roberta di un anno fa? Allora, la Roberta di un anno fa era competitiva, perché il vecchio campo è competitivo. Adesso sto provando a essere cooperativa. Quindi non mi interessa, in qualunque organizzazione io faccia parte, distruggere qualcuno che sta all'interno della cooperazione per scavalcarlo. Quindi cooperativismo invece di competizione. Che altro è successo nella mia vita? Tempo fa che Gabriella se n'è andata, ho detto, ma Roberta, ti sei dimagrita tanto, che succede? No, sono qui, Roberta. Ah, scusami Gabriella, non ti vedo proprio. Ah, ok. Sono qui. Sì, perdono. No, vabbè, Gabriella ha fatto giustamente un'osservazione, cioè, ti vedo dimagrita, che succede? Anche questo fa parte del processo in corso. Ovvero, che cosa ho iniziato a fare? Ho iniziato a fare una serie di cose, ma in particolare a mangiare come se fossimo già in guerra. Ovvero, la sera mangio pochissimo, noci, datteri, questa è la mia cena di sera, e sto cercando di capire come sta l'altra parte dell'Italia che non ha il pane, anche se io magari potrei procurarmelo. Altra cosa che è successa, ho eliminato il trucco. Ho smesso di tingermi i capelli, perché ho fatto questa riflessione: qual è la principale caratteristica del vecchio campo? Al di là della tracotanza, dell'arroganza, ma la principale è proprio quella che sta crollando adesso. Guardatevi intorno, qual è? L'apparenza. L'apparenza. È l'apparenza.
la falsità e l'apparenza, ma attenzione, la falsità non tanto e soltanto nei confronti degli altri. Qualcuno può essere anche sincero d'animo, può essere buono d'animo, ma io stessa quante volte mi sono, ho mentito a me stessa, magari agli altri delle bugie non le dicevo, però a me stessa ho mentito tantissime volte. E quindi a un certo punto ho iniziato a dire, aspetta un attimo, ma io che sto facendo? Cosa sto facendo per smantellare questo sistema? Che se io fino all'altro giorno ci stavo dentro? Come posso criticare qualcuno che sta in quel vecchio campo se io stesso ci sono dentro? Io questa mattina ho ascoltato con molta attenzione tutti i discorsi, però sinceramente a me, come Roberta, nessuno di quegli interventi ha portato nulla di nuovo. Io non ho imparato nulla di nuovo questa mattina. Sì, ho sentito parole, ma il cantiere vince se riesce a risolvere quel problema. Poi, il cantiere coopera. Sì, sì, no, vince nel senso. Sì, sì, no, ho detto. No, aspetta, aspetta. Noi non stiamo gareggiando con nessuno. Per me la vittoria è segnare il gol in questo momento, è raggiungere l'obiettivo. Ma non sto competendo con nessuno, anche perché di fatto, non esistono altri pensatori culturali che stiano facendo la stessa cosa che stiamo facendo noi. Di fatto a me non risulta che esistano, quindi non c'è nemmeno competizione. Però noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo. E quindi ci dobbiamo guardare molto dentro di noi. E io voglio un gran bene a Pierpaolo perché mi ha dato questa possibilità comunque di affrontare insieme e di iniziare un percorso. E ogni tanto lui mi sgrida perché io faccio la parte di quello che fa gli schizzi, no? Cioè schizza, dice, ma per esempio, che ne so, pubblica la foto con Giuliano Amato, sotto c'è scritto Ritorno al futuro, e io scrivo, ma con chi? Con Giuliano Amato Ritorno al futuro. E lui mi toglie il commento, c'è un battibecco tra me e Paolo su sta cosa qua, no? Però è importante che ci sia. Cacchio, è importante che ci sia. Quello che Pierpaolo non ha capito, che io questa cosa non la faccio per distruggere Pierpaolo o chiunque altro. Io la faccio perché sto provocando sul metodo, sempre e comunque, perché a me interessa risolvere questo benedetto problema. E quindi dico una cosa molto simpatica, perché ultimamente non so se vi siete accorti, ma io non ho più parlato nelle mail. In realtà è successo perché io sono scomparsa dalla mailing list. Poi mio padre mi ha detto, sei un po' arrabbiato con me, e ho capito che mi aveva tolto dalla mailing list. Io su questa cosa ci scherzo su. Chiedo scusa, io non penso che nessuno del cantiere, qualsiasi incarico abbia, possa in qualche modo barrare da una mailing list un altro del cantiere. Casomai dovesse accadere una cosa così estrema che è sbagliata perché va contro l'essenza del cantiere stesso, per cui il confronto, il dialogo, l'intelligenza, tutte cose che già sappiamo e che non vi voglio dire, comunque dovrebbe essere una decisione assunta dall'intelligenza collettiva. Grazie amico Monte, vedi, mi aiuti perché collettivizzi la mia, in questo caso, coerenza. No, però posso dire una cosa, mi permetto, siamo in registrazione, non mi va neanche. C'è stato un momento, io chiedo scusa adesso a Roberta, dove io in primis ho detto, oddio, cosa sta succedendo? Perché sembrava... Lo puoi dire tranquillamente, perché tutti possiamo dire tutto. Non possiamo impedire a qualcuno. Dire è positivo. Credo che l'amico Pierluigi mi possa censurare. Però... impedire di dire è qualcosa che non dovrebbe essere nostro DNA. Senz'altro, tenendo sempre ben presente che le idee circolano e devono circolare liberamente, i comportamenti... cioè la libertà mia finisce dove comincia quella del cioè, e questo, è questo il comportamento, però questo non toglie tutto quello che abbiamo detto, questo il Camilla è in dubbio. Io volevo semplicemente dire che lei deve poter ricevere le notizie, cioè, sin quando fa parte del cantiere, perché deve semplicemente questa cosa. Però ecco, scusami Roberta, ci tenevo in questo caso a dirlo io e non lo devi dire tu. No, ma hai fatto bene, però non accetto nemmeno la critica sul comportamento, Camilla, perché io non ho fatto nulla e non ho offeso nessuno. Quindi non accetto proprio la critica sul comportamento, anzi sono stata molto corretta, ho semplicemente sollevato un piccolo dissenso nei confronti di alcune cose, ma non ho offeso nessuno, mai. E ho la prova di questo, non ho proprio offeso nessuno. No, ma credo che non è
neanche formulata, per carità. Quindi, ci mancherebbe altro, nessun tipo. Ma poi peraltro, però anche diciamo il supercarico forsennato di mail va. No, attenzione, scusami Camilla, forse altrimenti ci rischiamo di equivocarci. Questa cosa non ha nulla a che vedere con lo scambio di mail, quindi non era dovuto a quello. Ad ogni modo, l'importante è che io su una cosa sono certa, dal primo momento in cui ho messo piede nel cantiere. Allora, io di fronte a me ho delle persone, io li chiamo dei cuori buoni. Cioè, io metterei la mano sul fuoco per ognuno di voi, perché so che ci sono delle brave persone che stanno cercando di risolvere un problema. Però dobbiamo cercare di essere tra di noi molto chiari, molto, diciamo, franchi, e cercare di capire come riuscire a costruire questo campo altro. E il campo altro, al di là poi di tutto quello che è la forma che creiamo intorno a noi, che va benissimo, però viene soprattutto dal comportamento di noi. Per esempio, per Paolo, giustamente, tempo fa mi fece notare che avevo un linguaggio che era un po', insomma, un po' troppo sopra le righe in generale, e grazie a Pierpaolo io ho ridimensionato questo linguaggio. Perché? Perché giustamente, come aveva detto qualcun altro, tu guardate che Antonio, giustamente, tu qui tutti gridano, dobbiamo smetterla di gridare. Ed è verissimo. Quindi io credo che ci sia da lavorare tanto, e io sono contenta di stare tra di voi, e anche se io stamattina ero venuta con l'idea di andarmene, però siccome c'è un lavoro da fare, serio, soprattutto nella commissione statuto, io chiedo di entrare nella commissione statuto per fare in modo che il problema si risolva lì dentro. Perché se noi riusciamo a trovare la chiave per far funzionare il cantiere e la riusciamo a portare all'esterno, abbiamo fatto bingo, abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi io continuerò a stare con voi e a fare questo lavoro. Io mi auguro anche che da subito nel cantiere si smuova qualcosa, che diventi, diciamo, si smuova qualcosa. Ecco, io mi auguro questo. E dico anche che in questa sala ci sono persone, non lo dico con presunzione, ma con cognizione di causa, ci sono persone che valgono molto di più dei relatori che hanno parlato. L'ho detto altre volte, lo continuo a ripetere. Ma non valgono come per, attenzione, non è che valgono come per, ma perché le persone che hanno parlato stamattina non si stanno rendendo minimamente conto di quello che sta per succedere. Quando Antonio prima diceva, guardate che qua c'è il treno che sta per deragliare, cioè io non ho più tempo da perdere, non ce l'ho, perché c'è un treno che sta per deragliare. Sì, quelli che stanno ancora un nuovo treno perché l'aria sì, aumenta la prossima volta. Esatto. Ecco, questa è la cosa che volevo dire. Buon lavoro a tutti. Grazie.